siamo con il presidente del Comitato Paralimpico italiano Luca Pancalli alla vigilia di Rio 2016. Presidente, un appuntamento importante per lo sport in genere, per la disabilità e per lo sport italiano. No, importante, molto di più. In primis perché come organizzazione sportiva ovviamente noi lavoriamo di quadriennio in quadriennio su questi appuntamenti, che sono l'occasione per i nostri atleti, a, con la maiuscola, di rincorrere i loro sogni e verificare ciò che già gli ha consentito con tanti sacrifici comunque di meritare quel palcoscenico. Dopodiché a questo si lega anche tutto un, ovviamente un percorso di crescita del movimento paralimpico italiano, che al di là delle medaglie rincorre altri sogni forse un po' più importanti rispetto all'obiettivo di portare fuori da casa tanti ragazzi e ragazze disabili grazie allo sport. Quali sono i nostri atleti che puntano alle medaglie? Alex Zanardi, Bebe Vio, Martina Caironi, Assunta Legnante nell'atletica, Federico Morlacchi e Cecilia Camellini nel nuoto, Boni sempre nel nuoto, nella scherma l'ho già detto Bebe Vio, ma anche Alessio Sarri, e magari è un riscoperto Andrea Pellegrini. Poi abbiamo il campione del mondo in carica di triathlon Ferrarin, abbiamo nell'arco Elisabetta Mino, Eleonora Sarti, insomma abbiamo tante individualità che possono esprimersi al meglio, avrò dimenticate almeno altre 30. Il medagliere di Londra è stato uguale sia per lo sport olimpico che per quello paralimpico. Questa volta gli olimpici hanno riconquistato 28 trofei, e voi? Mi consenta di dissentire, il medagliere non è stato uguale perché erano lo stesso numero di medaglie, ma noi avevamo un oro in più, per cui dal punto di vista della classifica, cioè, io auspico con una battuta di ripetere Londra e con quell'oro in più rispetto agli olimpici. Le Paralimpiadi da Seul in poi c'è stata una svolta, Londra è stato il punto più alto. Londra è stata l'apoteosi, io credo che in questo i britannici abbiano dimostrato tutto l'orgoglio, consapevoli che lo sport è nato a casa loro nel lontano 56 con i giochi di Stoke Mandeville e il professor Gutmann, che poi insomma anche noi italiani col professor Maglio nel 60 le prime Paralimpiadi furono a Roma, ma anche hanno messo in campo una straordinaria sensibilità che normalmente tutti i paesi anglosassoni hanno nei confronti delle politiche sportive. Oggi il Comitato Paralimpico che lei presiede è stato riconosciuto come ente di diritto pubblico. Oggi declinare il Comitato Paralimpico come ente pubblico significa ad avere elevato ad interesse della collettività, interesse pubblico, a quella che è la mission del mondo paralimpico, e questo è fondamentale. Quanti sono gli atleti e che cosa si muove intorno al movimento paralimpico? Tesserati si aggirano intorno ai 70.000 tra tutte le federazioni, ovviamente, eccetera, che è un numero che per alcuni è importante, per me è irrisibile. Perché se io penso ad una popolazione disabile che nel nostro paese si aggira intorno ai 3 milioni di persone, se io tolgo da queste cifre tutti coloro che appartengono alla popolazione disabile ma sono ascrivibili alla dimensione della terza e quarta età, abbiamo una popolazione potenzialmente interessata o interessabile o avviabile ad attività ludico-motorie sportive, a prescindere poi che possa diventare agonismo in meno, di circa 1 milione di persone. Lei ovviamente da atleta prima e poi da paratleta poi, che cosa le è cambiato nella sua vita? Tra un prima e un dopo, ovviamente nel mio caso, come nel caso di tanti atleti che magari hanno avuto incidenti e che hanno proseguito la loro attività sportiva, come è successo a me in un'altra disciplina, c'è un abisso, no? Però poi c'è anche un grande elemento unificante, come io ho vissuto quell'attività, e io l'ho vissuta da atleta e mi sentivo tale prima, e l'ho vissuta da atleta e mi sono sentito tale dopo. Le parlo di un grande campione che per lei ha significato qualcosa, Clay Regazzoni. Beh, Clay era un campione ed era un amico, con Clay abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme, abbiamo peraltro costruito la prima federazione di automobilismo patenti speciali, che ha dato, pensate, la possibilità dei ragazzi di confrontarsi in pista nell'automobilismo, che insomma era qualcosa di inimmaginabile negli anni 90, ma soprattutto quell'attività che nacque con Clay ci portò a riconoscere il patentino per poter gareggiare integrati, perché poi nel momento in cui si è in macchina mi ricordo che facemmo le prove attraverso un pilota disabile di uscita dalla vettura in caso di incidente, eccetera,
abbattendo ogni steccato ed ogni barriera, uno di quei pilota, adesso ce ne stanno diversi, gareggia con i normali. La mission del mondo paralimpico in Italia come nel mondo è quella di dare una percezione della disabilità diversa alla società civile, dimostrare che si può utilizzare lo sport come strumento di investimento per la crescita del capitale umano di un paese. E siccome un paese non va misurato soltanto sul PIL, la crescita di un paese, ma anche sulla crescita dell'investimento del capitale umano, io per questo spesso dico che il Comitato Italiano Paralimpico è un pezzo di welfare di questo paese. Uno dei temi sul tavolo della Giunta Raggi sono le Olimpiadi del 2024. Lei è vicepresidente del Comitato e sarà una sua sfida questa? Ma io mi auguro che possa essere una sfida della Giunta Raggi. Io sono ancora oggi convinto che Olimpiadi e Paralimpiadi siano un'occasione straordinaria e irripetibile, a patto che siano gestite in un certo modo, a patto che sia il tutto fatto in maniera virtuosa e si colga la positività dell'occasione e dell'opportunità. Se non ti candidi non arrivano risorse, 1,5 miliardi di euro circa dal CIO, oltre quello che viene messo in modo, il meccanismo che viene messo in modo. La sfida noi l'avevamo raccolta e l'abbiamo raccolta, la stiamo portando avanti, poi dopodiché le decisioni spettano ovviamente alla città. Lei ha avuto anche il tempo per scrivere un libro, Lo specchio di Luca. Lei allo specchio cosa vede? Io allo specchio vedo una persona normale che ha la fortuna nella vita di essere come è. Tanti amici che ho, insomma, che ho incontrato nel mio percorso, gli è andata molto peggio, per cui so dar valore a quello che mi è rimasto, di una persona che ha la fortuna anche di continuare a fare ciò che gli piace fare, farlo con passione. La mia famiglia paralimpica, non per nulla la definisco una famiglia e non il mio comitato paralimpico, perché so quello che ha rappresentato per me. Io ogni volta che affronto i temi del comitato paralimpico e parlo dei miei atleti, non riesco a non vedere in ciascuno di loro l'immagine in bianco e nero di un ragazzino di 17 anni che si apprestava alla vita, alla nuova vita, con paura e timore, ma che grazie allo sport poi magari è diventato quello che è diventato niente, però vive col sorriso, c'ho una famiglia, ringraziando il cielo e il Signore, c'ho due figli, per cui nel vedere quel ragazzino di 17 anni io trovo la passione e il cuore per tentare di dare un minimo di quello che noi non abbiamo avuto: dignità, rispetto, attenzione, possibilità anche economiche, eccetera. E vedo comunque un uomo che ancora oggi ha il piacere di affrontare sfide e di farlo con la più profonda normalità. I suoi figli fanno sport? Sì, c'ho mia figlia che ahimè fa equitazione, mio figlio fa salto con l'asta. Diciamo che quello che maggiormente segue la parte agonistica, diciamo le orme agoniste, è mio figlio, è un po' più malato, però dovrebbe forse pensare un po' più allo studio.